Abbiamo qui con noi Volpato della Pallavolo Padova, che nei primi due set ha sofferto moltissimo, soprattutto nella fase offensiva, poi nel terzo parziale è venuto fuori alla grande, dominando soprattutto il quarto, poi vincendo, seppur diciamo a fatica, il tie break. Qual è la chiave di lettura di questo match? Maggiore merito vostro o calo di concentrazione degli ionici? Diciamo che i primi due set non hanno assolutamente funzionato la battuta e l'eccezione di palla nostra, insomma, e quindi senza battere e senza ricevere giocare a palla è difficile. Giocare solo palla alta due set è difficile per qualunque squadra di Superlega. Ecco. Appena la battuta ha cominciato a rientrare timidamente, sempre più e anche l'eccezione, le sorti del match sono cambiate. Secondo me questa è stata la chiave di volta. Una volta che mi metti poi sotto pressione all'avversario, lì te la giochi alla pari, come si è visto. Quindi secondo me siamo cresciuti noi perché tanto riusciamo a mantenere un buon livello per tutta la partita, secondo me. Quello che è cresciuto tanto è la nostra battuta, la nostra eccezione, quello che è mancata assolutamente e di conseguenza anche l'attacco dei primi set. Intanto una grande soddisfazione da parte vostra di fare due punti preziosissimi in chiave salvezza qui nel bottino della Pallamazzola contro una diretta concorrente. Io ho un bellissimo ricordo di questo pezzetto, perché l'anno scorso siamo tornati a casa in poco meno di un'ora, in 3-0, sapevamo che qui era decisivissimo, ci siamo detti. Questo è veramente un palazzetto tosto in cui giocare. Quindi sono due punti che veramente sono non oro di più, diamante, non so come definirli, ecco. Intanto a proposito di oro, di diamante, di punti preziosi, Taranto sabato prossimo alle 20:30 affronta una squadra importante come Vicenza, mentre voi ospitate un'altra diretta concorrente che però, attenzione, ieri sera ha asfaltato 3-1 il Cisterna. Abbiamo visto che c'è in Siena, c'è, e quindi non è assolutamente una squadra d'asso, che altro, anzi, è una squadra tosta, sarà un'altra battaglia come questa, sarà andando dura, e speriamo, chiaramente dobbiamo sperare che Taranto e compagnia facciano punte pure grandi. Ecco. Noi dobbiamo fare un'altra impresa, come ho già detto, contro anche contro Siena, che sarà un'altra battaglia, sarà tosta. Che cosa bisogna lavorare in questa prossima settimana, quelli che sono stati rendimenti dei primi due parziali, secondo te? Ma secondo me, non so, è una cosa un po' mentale, un po' bloccata, perché poi si è visto, non è che non sappiamo né battere né ricevere, perché se no avremmo perso anche gli altri parziali. Noi sappiamo ricevere, non sappiamo battere, bisogna solo metterlo in campo, ecco. Quindi secondo me bisogna lavorare un po' sulla sicurezza, sulla mentalità, ma poi il lavoro che stiamo facendo secondo me è già un buonissimo lavoro. Bene, in bocca al lupo per il successo della stagione. Grazie. Ciao.